Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui sempre ad Auronzo di Cadore, sono vicino al piccolo fiume che poi porta al lago dove alcune volte i calciatori della Lazio vengono per rinfrescarsi e sono qui per riportarvi le mie impressioni sugli allenamenti a cui ho assistito fino adesso qui ad Auronzo di Cadore. Che in realtà sono quello di ieri mattina e quello di questa mattina, perché ieri pomeriggio c'è stata l'amichevole contro la Triestina di cui abbiamo parlato e oggi pomeriggio invece i calciatori sono in pausa, possono riposarsi e infatti appena finisco di registrare questo video andrò ad acchiapparli in giro per Auronzo di Cadore. Prima di parlarne voglio fare i complimenti ad Elmer Bergonzini per le sue tra virgolette lamentele, così sono state definite da molti, sulla questione sagome, le sagome che i tifosi della Lazio hanno acquistato circa 2 anni fa durante la pandemia e che non hanno mai avuto indietro. E queste lamentele, tra tante virgolette, ripeto, hanno portato ad un risultato, perché la SS Lazio ha risposto attraverso un comunicato in cui comunica a quei tifosi della Lazio come e dove avere queste sagome per cui hanno speso tanti soldi. È come se io compro un biglietto per una partita allo Stadio Olimpico a 40 euro e non mi fanno entrare allo Stadio Olimpico, oppure non mi comunicano quando si gioca quella partita. È un po' così. Pensate, Elmer Bergonzini è stato attaccato per aver mosso questa critica alla società, è stato attaccato perché si critica a prescindere, perché non si è mai contenti, e invece il comunicato della Lazio ammette indirettamente che si trattava di una critica oggettiva. Non so se Elmar Bergonzini non avesse diffuso la sua voce al riguardo, non so che cosa sarebbe mai successo, forse queste sagome non sarebbero mai rispuntate fuori e i tifosi non le avrebbero mai riavute indietro. Comunque, rinnovo i complimenti ad Elmar Bergonzini, come vedete se c'è qualcosa per cui fare i complimenti alla società vanno fatti, se c'è qualcosa invece che non va bene, allora è giusto criticare. Bisogna essere equilibrati nei giudizi. Allora, impressioni su questi allenamenti. Ieri mattina la Lazio ha lavorato sui calci da fermo perché c'è molto da lavorare. Confermati i battitori che sono Luis Alberto e Cataldi. E tra l'altro hanno provato degli schemi che poi sono stati riproposti nell'amichevole contro la Triestina. Sono stati effettuati bene ma non hanno portato a risultati concreti. Però io vorrei concentrarmi soprattutto sull'allenamento di questa mattina. È l'allenamento dei portieri, perché ho avuto modo di seguirlo molto da vicino. Ero a 2 metri da tutti e 4 i portieri, ovvero Luis Maximiano, Marco Alia, Adamonis e Furlanetto. Ho assistito molto da vicino, ho fatto anche delle storie Instagram, se volete seguirle, si sente anche quello che dice Grigioni, Giovanni.stramacci71, sono ancora in primo piano tutte quante, ed è stato molto interessante, mi sono divertito veramente tanto a seguire l'allenamento dei portieri. Diciamo che ho seguito soprattutto Maximiano, infatti le storie rappresenteranno soprattutto lui, soprattutto il suo lavoro e alcune conversazioni che ha avuto con Grigioni, alcune indicazioni che Grigioni ha dato a Maximiano. E molti mi hanno scritto su Instagram rispondendo alle storie dicendomi: ma perché Grigioni parla soltanto con lui? Sarà scarso? In realtà è tutto il contrario. Grigioni oggi si è concentrato soprattutto su di lui perché sa che sarà lui il portiere titolare e non Furlanetto, non Adamonis e non Alia. Anzi, dovrebbe arrivare un vice Maximiano che sarà molto probabilmente Ivan Provedel. Quindi è per questo che Grigioni si concentra molto su Maximiano, anche perché sugli altri 3 ha già lavorato, cioè nel senso Adamonis, Alia e Furlanetto lavorano con Grigioni da tempo, quindi è Maximiano il portiere che deve ambientarsi, deve adattarsi e deve capire bene quelle che sono le indicazioni del preparatore dei portieri. Diciamo che è uscita fuori la problematica di cui avevamo discusso qualche settimana fa, la comunicazione, perché Grigioni non parla inglese e quindi Maximiano ha avuto molte difficoltà nel capirlo.
Fortunatamente il suo vice, che si chiama Massimo, non ricordo il cognome, un po' di inglese lo mastica, quindi ha dato una mano sotto questo punto di vista, e anche Adamonis è stato molto disponibile nel spiegare in inglese a Maximiano che cosa stava dicendo Grigioni, però ha avuto delle difficoltà, ragazzi, ha avuto delle difficoltà, è per questo che io dicevo meglio un Carnesecchi, meglio un Vicario, e lo stesso pensava Sarri, perché non avrebbero avuto così tante difficoltà nella comprensione, nella comunicazione, diciamo che si sarebbero ambientati con molta più facilità. Però ecco, è stato molto interessante un confronto che hanno avuto Grigioni e Maximiano sulle uscite basse. Come voi ben sapete, Maximiano è molto bravo nelle uscite basse, è uno dei suoi punti di forza. Invece c'è stato un confronto proprio sulle uscite basse, perché Maximiano è uno che esce a valanga sull'avversario che entra in area di rigore. Grigioni invece gli ha detto: no, sulle uscite basse laterali, quindi non in linea di schetto ma proprio laterali, verso destra o verso sinistra, verso il corner per intenderci, non devi uscire a valanga, devi tenerti un po' a distanza per avere maggior tempo di reazione. Ecco, ci ha messo una decina di minuti per spiegarglielo, per farglielo capire. Questo è il discorso che facevo, ragazzi, capito? Fosse stato un portiere italiano, sarebbe stato tutto più veloce, capito? Però adesso, ragazzi, ripeto, cioè, io sono contentissimo dell'acquisto di Maximiano, perché è un portiere che secondo me rappresenta un upgrade rispetto a Stracoscia. E lo ripeto, e lo ripeterò sempre. E quindi, cioè, è stato divertente questo confronto, perché ho visto sgretolarsi tutte le convinzioni e tutte le certezze che aveva Maximiano sulle uscite basse. Ho avuto la sensazione che il suo ultimo preparatore dei portieri gli avesse detto tutto il contrario sotto questo punto di vista. Infatti Maximiano cercava di dire a Grigioni: però io devo uscire a valanga, devo coprire meglio lo specchio della porta. E Grigioni gli ha risposto: puoi farlo nelle uscite basse, diciamo altezza... angolo dischetto dell'area di rigore, ma non nelle uscite basse laterali. Lì devi tenerti a debita distanza, devi pur sempre uscire, ma devi tenerti a debita distanza per avere maggior tempo di reazione. E gliel'ha spiegato bene, gliel'ha fatto anche vedere, ed è stato un confronto molto bello, molto bello, molto interessante. E quindi, ecco, volevo parlarne perché è stato molto bello seguire l'allenamento dei portieri, diciamo, da così poca distanza. Potevi anche parlarci con Maximiano e con gli altri. Mentre nella seconda parte dell'allenamento mattutino di oggi, Sarri si è concentrato molto sulla difesa, sui movimenti difensivi, sul posizionamento dei difensori. Ha lavorato molto con Ghila, l'ho sentito parlare spesso con Ghila rispetto agli altri, ma perché? Per lo stesso discorso che facevamo per Maximiano e Grigioni, perché Ghila rispetto agli altri non ha mai giocato nel campionato italiano, al contrario per esempio di Casale, al contrario di Romagnoli, al contrario di Acerbi e tutti questi. Quindi c'è bisogno molto di lavorare sui nuovi acquisti, soprattutto su quelli stranieri. Ghila lo vedo, come ho già detto ieri, lo vedo molto sul pezzo, vedo molto impegno, e questo mi fa molto piacere. Ragazzi, credo che possiamo chiudere qua. Ci sentiremo domani, in cui parleremo dell'allenamento mattutino e di quello pomeridiano. Io rimarrò da Ronzo per altri 2 giorni. Ditemi cosa pensate nei commenti, mettete un like se il video è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, forza Lazio!